Con l'incontro alla sala ex Caimano con il campione Claudio Chiappucci, intervistato dal giornalista Mario Pastonesi, hanno preso il via ufficialmente ad Acquiterme gli eventi in vista dell'attesa giornata del 7 maggio, quando da Piazza Italia partirà la tappa del Giro d'Italia diretta ad Andorra. E il Diablo, così è soprannominato Chiappucci, è stato protagonista di una serata ricca di aneddoti. Un aneddoto sui tuoi Giri d'Italia. Ne ho fatti 13 Giri d'Italia, per me Giro d'Italia rimane sempre una parte importante della mia vita, ciclistica soprattutto, perché comunque mi ha dato una notorietà, mi ha dato l'opportunità di emergere nel mondo del ciclismo, e quando arriva Giro d'Italia ovviamente è un appuntamento importante da non mancare. E il ciclismo di oggi come lo vedi? È una fase evolutiva, c'è una tecnologia che sta migliorando, stanno cambiando un po' anche le maniere di correre, di interpretare il ciclismo, e la bellezza di quello che è il mondo che cambia. Il tuo ciclismo è stato sempre molto, anche molto improvvisato, e se dovessi tornare indietro faresti sempre così o cambieresti atteggiamento? Io non cambierei nulla, perché il ciclismo mi ha dato tanto, mi ha fatto arrivare dove sono arrivato anche grazie a queste cose, quindi il ciclismo va interpretato come uno è, deve essere naturale, istintivo, perché prima o poi arrivano i risultati, quando arrivano i risultati arrivano anche delle imprese, come è successo a me nel 92 con la tappa Sestriere, quindi le imprese sono belle da ricordare anche nel tempo, rimangono indelebili. A Tortona sei stato insignito del premio Coppi con altri campioni delle due ruote, un ricordo del campionissimo. Mi hanno paragonato un'impresa di Coppi quando ho fatto la tappa Sestriere, quindi Coppi non ho avuto modo di conoscerlo, però la storia di Coppi mi ha sempre appassionato, rimane per me un numero uno del ciclismo mondiale da sempre, ha lasciato segni indelebili, e parlare di Coppi c'è solo da chinarsi. E da qui Terme continuano le iniziative in vista del Giro d'Italia, ancora altri campioni pronti a raccontare al pubblico le loro imprese. Venerdì 19 l'incontro del giornalista Beppe Conti con Savoni, Baronchelli e Contini. Mercoledì 24 la storia del ciclismo acquese introdotta da Massimo Prosperi.